vuoti dove mi piace. Mi sorvengo assieme, come fare? E chiudo il tempo. Ogni volta che faccio un attacco, fa chiudo in anticipo sul tempo. Adesso vediamo come si fa. Poi, allora, di fronte di qua, chiudo. Ok, quindi metto la gamba da dove sono, chiudo. Non dovete fare questo, o questo stando fermi, dovete proprio chiudere la parte sopra. Ok, quindi mi abito al movimento. 1, 2, chiudo. 1, 2, chiudo. Tutto busto, parte sopra. Non è delicato, eh? Ma luccio. Se chiudo il pugno, voglio. Quindi la forza da dove nasce la forza di questo? Semplicemente da questo. Non sono proprio laterale, e anche il calcio non è proprio tirato, salvo di questa maniera, e devo chiudere proprio qui il torace sulla pancia. Quindi questo va benissimo anche come tecnica di attacco, solo più dentro il busto. Quindi questa è l'idea. Adesso mi fate così, qui colpisce me, quel busto, qui vai, non si può così, non è proprio mi spingi. Ok, non dare più bacino indietro, non più da troppo qua, vedete? Non vado più bacino indietro, uso solo questa parte. Spingi tu. Laterale, e riuscire a proprio qua, andando indietro. Ancora, spingi. Sì, c'è che scatto. Meglio, ancora. Usa. Sì, meno busto frontale, più un po' sul laterale. Ok, quindi questa è l'idea. Meglio, ancora. E richiama. E richiama, sì, ancora. Sì, comincia ad andare. Provate, dai, così. E non devo usare la forza delle gambe, della posizione. Perché io sarò su una gamba. A prescindere che si può usare anche su due come tecnica di attacco, lo vedremo. Però, se guardate bene, tutto va verso la direzione. Non c'è rotazione, non c'è, è semplicemente questo. E il mio centro è solido e ho questa capacità. Ok? Quindi devo proprio usare solo questa parte. Si usa poco nel karate standard, io uso molto i fianchi. Invece questa parte è molto veloce, molto potente, toglie distanza e dopo il calcio viene in profondità. Quindi questo, ok? Questa idea, non in rotazione. Non dovete usare fianchi, niente, solo questo. La forza di solo la parte sopra del busto, ok? Dai, c'è sempre questo, 1, 2. Faccio un calcio, punta. Faccio un calcio, pugno, ok? Questo cosa significa? Anche se lui non contrattacca e io faccio 1-2, la sua mente dice 1-2. Quindi io vado a colpire un pieno. Perché il mio ritmo è 1-2. E se lui è uno aggressivo, io faccio fa. E nel frattempo entra lui. Che tempo? 1-2. Quindi c'è sempre scontro. Quando io faccio questo, ho chiuso di molto il tempo. Quindi lui, che anche le mosse che cambiavo in prima, quando faccio questo, che calcio, dovete fare questo. 1-2. Quindi il suo tempo mentale non è più 1-2, ma io farò no, e questo va a chiudere. Se lui, per esempio, io non so, faccio un attacco, qua, faccio qui, qua, e aspetto il suo contrattacco, guardate come lo faccio. Qua, è proprio chiuso in anticipo. Perché sono riuscito a chiudere? Perché lui ha detto adesso attacco, perché io sto cadendo. Invece che l'ho fatto, come ho visto la partenza, adesso resta fermo. Ho allungato, ho tagliato il tempo, sono arrivato prima su un suo vuoto. Mi spiego? Quindi, io ho questa idea qua. Adesso ci mettiamo, prima di fare questo, ancora una cosa. Iniziamo un attimo, guardate bene. No. Sì. Ok. Questo spremere fa entrare il colpo.
Intanto si sente il freddo. Questa superficie è fatta per resistere a colpi perpendicolari. Quindi teoricamente tutti i miei colpi devono essere 45 angolati. Questo lui lo tiene, si è strutturato. Questo entra di più, tutto direzione. Quindi quando io, soprattutto a corta distanza, non ho tutto questo caricamento, ho solo, se faccio questo, niente. Se aggiungo, comincia a entrare. Ed è solo il polso. Se ci metto questo più il polso, faccio danni. Perché questo è molto potente, anche se non sempre. Quindi, se sono così, sempre, no? Invece metto un po' di busto, un po' di questo, ho accelerato, boh, posso chiudere, ma devo metterci anche. Quindi ho questa forza, più questa forza. Adesso però, attenzione, perché cosa succede? Che tante volte faccio così, faccio così e succede questo, no? Perché non ho... Allora, adesso mettete un po' su una parte non dolorante, scegliete voi, e cercate l'idea di... come se volessi infilare qualcosa in un taschino. Polso, polso, e così. Se faccio questo, non funziona. Mi rilasso, tanto. Non è qua, è qui. Bon. Braccio teso, bon. Non sto mettendo peso, semplicemente, però sono sempre rilassato, bom. Rilassato, tam. Rilassato, tam. 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 Capire questa chiusura. Provate? Dai. Quindi, il lato destro, perché è su una linea. Adesso. Ok? Quindi, relax, spalla, va bene? Quindi avremo 1 più 1 più 1. Vedete che fa maluccio. Dai, dopo. Faccio piano. Tra l'altro, fa male già così, fa un po', perché sono punti. Quindi se io faccio qua, è abbastanza, però andate un po' sulla bocca dello stomaco, non fate eccessivo, però cominciate a fare, sentire come va, busto, spalla, polso, piano, ok? Metteteci un po' di, dai, se sono così, questo, da sotto, questo. Quindi non è obbligatorio da qua fare sempre questo, posso anche, sono così, guarda, ho detto, no? Ma posso dire anche così, questa è una cosa, questa è un'altra, questa è una terza. Allora, c'è da capire anche questo. Cambia gamba, vedete l'angolo? Adesso io posso fare così, e lui ha un effetto. Cosa fa? Ho colpito attraverso le asse e ho penetrato. E sono però a corta distanza. Posso aumentare ancora il fastidio? Come no? Richiamandolo. Ma devo arrivare sempre sull'asse. Se io faccio e lo richiamo, diventa quello più fastidioso. Perché questo è un colpo spinto che entra e spinge, eccetera. Però se faccio e lo richiamo, resta ancora più dentro, quello più fastidioso. Perché è come un tamburo che risuona e ho tolto forza. Quindi in un combattimento lo faccio questo, poi l'altro fa questo effetto così. E se mi muovo sarà più o qui o qui indifferente, comincia a essere efficiente. Adesso sempre piano, sempre piano, richiamatelo un po', cioè dovete accorgere, e l'idea è questa, come se prendessi, però c'è uno, due, tre, e lo richiamo. Ok? Ecco. Vedete come taglio il tempo, perché questo lo conosce. Come vede il mio centro che si muove, così il suo cervello si attiva meno. Io ho già preso distanza. Quindi io cosa faccio? Vado.
dato di gusto, mostro questo, poi lo gusto. Cambio, ma molto difficile. Quindi adesso lui sta in guardia, anzi, attaccate. Dai. Fai un po' di gambe, un po' con le gambe, perché mi dai un ritmo. Cioè, la fai solo normale, più veloce che puoi, ma normale. Ok. Adesso la mia mente si è abituata, quindi adesso cambia. Quasi. Allora, io non vado a cercare, adesso io lo abituo su questo ritmo. Cambio ritmo e dopo va. Le leve del cavolo, sì, sei arrivato prima, ok? Quindi quando io combatto con lui, proprio posso entrare e il suo cervello si attiva più tardi, perché ho usato forze diverse, movimenti diversi, senza spingere con il centro, ma sono comunque molto efficiente, ok? Dai, e io arrivo prima. Perché arrivo prima? Proprio perché parte, se faccio così ce lo prendiamo in due, invece adesso qua, ok, capito? Allora cosa sarà il combattimento? Sono così, lui attacca, chiudo usando questo, so colpo mi schiove il mio entra, provate? Piace, però questo lato, no? Questo è più lontano, questo è più vicino, quindi quando lui mi attacca è lì che cerco, questo sarebbe tutto, no? Cercate la spalla più vicina a voi e così ancora la distanza si accorcia, quindi sono qua, vado su quel punto là, ok? Se invece andate sul centro, lui ha più forte, lui può perso altri 20 cm, no? Invece qual è il punto? Un bersaglio doloroso più vicino, e lì che vado. Picchiamo la tecnica, proprio vado a chiudere sulla spalla, entrambi, non fai, dai, forza, no? Se faccio questo, e sono tipo 400-500 kg di impatto, e su questa linea a lunga distanza faccio così, è probabile che si spezza tutto, no? Se devo colpire a 45 gradi, varierò la linea della spalla e del braccio, no? Ma non pensate di faccio un pugno e alla fine faccio questo, perché tutta questa forza si scarica fuori asse. Invece da corta distanza diventa una linea circolare, vedete? E quindi il polso si usa a corta distanza. Tra l'altro quando avete questo più di però ogni volta tam, pom, sono proprio usi dei polsi pam 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 con la spalla che diventa proprio stilistico, no? Di interno e esterno, insomma, ok? Quindi però ovvio che e qui uno guarda i gesti, è quello che sbagliano tutti, ma guarda che tecnica figa. Scarica. E invece è questo che fa la tecnica figa, perché cosa fai qui? E cosa devi fare qua? Niente. E quello è bello. Non devi fare niente, solo restare rilassato e la forza si trasmette. Ok? Quindi a lunga distanza non usate i polsi, vi spappolate. Detto questo, adesso cosa manca? Adesso proviamo a vedere scappare. Adesso dovete, prima come fondamentale, l'altro sta fermo immobile, cercate questo. Dovete avere la stessa forza su una gamba. Capite benissimo che se adesso fate così dove andate al centro, non funziona, è quello difficile, per questo dico, wow, c'è, no, perso. E tra l'altro avvicinate. Quindi è uno, e vi assicuro che non è piacevole lo stesso. Tanto più che questo è rallentato, ma se io prendo questa forza del calcio che torna, c'è anche la da sotto la salita e guardate è molto immediato il tempo, ma adesso lo fate piano, uno e torna, uno e torna, uno e torna, capite benissimo che questo che stanno tutti è un tempo standard, attenzione. Provate adesso col calcio, dai. Se io faccio così, vedete dov'è la sua intenzione? Basta.
Perché? Perché i miei pugni sono chiusi e io sto pensando al pugno. Il mio calcio è così così e la sua attenzione è che non lo preoccupa tanto il calcio, lo preoccupa il pugno, perché sto pensando al pugno e sono già armato. Il suo cervello e dice quando io sono invece con le mani rilassate così e penso al calcio, dico aspetta che la sua mente non si attiva perché le mie mani, guardate come sono dopo il calcio, e alla fine mi chiudo. Quindi guardate cosa faccio, non penso al pugno, io penso al calcio, basta. Poi, non faccio questo, faccio il pugno, non faccio niente e alla fine il pugno si contrae. Se faccio così, si attiva. E se io penso al pugno, invece proprio, vedete, gamba anteriore, vedete? Quindi, qual è il bello? Che io sono lontano da lui, calcio, e per lui non sono armato. Perché le mie mani sono libere. Quindi io cosa faccio? Difendo, no? Invece no. Difendere, invece no. Allora, se riuscite a non pensare al pugno, ma solo al calcio, pam, poi pugno, e le mani non si attivano, neanche questo, Deve, guardate le mie mani, morbide fino alla fine, sono velocissimo sotto, ma le mani sciolte alla fine si chiudono. Questo è difficile. Non faccio agire il suo cervello. Questo tempo, quindi classico, lo posso anche difendere, se vedo quello che fa calcio, blocco e questo. E lui deve arrivare prima. Ok, rilassa. Se tu sei così, non faccio più. Devi invitare il pugno. Addirittura si può fare così, Proprio togliere un punto, no? Se lui attacca così, no? E allora, quindi tu fai calcio e rilassa come se fosse solo un calcio. Faccio esatto. Capito? Tempo quadrato, cioè io faccio sempre tempo standard, perché nei comandi fanno, non so, pugno calcio, no? Dove chiude, esatto, no? Per dare un tempo questo, sempre il tempo quadrato, calcio e quel vuoto, ma in un tempo quadrato. E quindi è quel tempo che lui aspetta, quindi questo è il calcio, tempo quadrato e mi chiude il tempo. Guardate, dai, pronto, io calcio e viene verso di me, comunque devo fare comunque così, ma si accorciano molto i tempi. Quindi è ovvio che come quando il combattimento normale io calcio cercando un vuoto, cerco un ritardo dell'altro, no? Quindi cosa succede? Ecco il ritardo. E quindi ho tutto il tempo per farlo. È ovvio che se sono così, faccio questo, devo accelerare e andiamo quasi insieme, ma vuol dire che ho calciato in un tempo che non dovevo calciare, no? Quindi è comunque legato al fatto che io cerco di colpirlo. Se lui è bravo a difendere, ecco che sul contrattacco torna e afferra quello che c'è. Però ho fatto un calcio in un tempo non proprio standard, ma in maniera da mettere in difficoltà. Ok? Adesso, fronte di qua, facciamo questo. Anche qua sta. Uno. No, la spalla si muove. Non fa. Fai tu. Faccio i miei dieci. Di questo. Se faccio e chiudo il pugno, vedo il rosetto. Qual è il bello? Guardate le mie mani. Se faccio qui, combattimento, no? Combattiamo qua. Pensa al ginocchio, esatto, scacchio il ginocchio e arriva sta bomba. Perché sai, Zayashi poi è molto evidente. Quindi sono in combattimento, vedete come va giù la mano, se io ho proprio la spalla pronta, ma deve avere la forza di questo. E si mostra
Ma assolutamente. E vedi? Quanta distanza c'è? Non ho forza, ma ho forza. E l'altro è vuoto e magari perde il centro. Poi se paradossalmente vede questa intenzione, lei fa. Esatto. E succede anche questo, no? Poi continua. Ah, ok. No, all'inizio, no? Però, non in fase di combattimento, chiama proprio, però devo uscire per dire con polso, sto spalle. Se sono sotto distanza, sono molto sotto, va bene anche, però questo, qua. Pito? Provate? Allora, cosa c'è bisogno? Se riuscite, mai fa questo. Perché si attiva quella parte. Io fino in fondo guardo là. Colpisco guardando là. Sono ancora più alto. Provate? Allora, io combatto puntando giù, salta in lascio, salta in lascio. La mia gamba. Vedete, questo là. E io ho buttato anche scappo, quindi dice. Oh, ma! Provate? Non guarda qua.